Di solito faccio iniziare una seduta di gruppo facendo dire a ciascuno che risultati si aspetta. Brooke, le va di iniziare lei? D'accordo. Io vorrei, con il suo aiuto, dottore, vorrei che io e Stephanie riuscissimo ad avvicinarci e anche a superare quell'astio che è venuto crescendo tra di noi in tutti questi anni. E ora lei, Stephanie. Devo essere sincera. È mio marito che mi ha convinto a venire qui. Se fosse dipeso soltanto da me, probabilmente non ci sarei. Oh, sarà una seduta molto breve se le cose stanno così. In particolar modo se il rapporto non le interessa, Stephanie. Oh, le interessa. Non mettermi le parole in bocca. Ma non è per questo che è qui, per liberarsi della ruggine che c'è tra noi? Sì, ammetto che non mi dispiacerebbe. Ma non credo sia necessaria la terapia. Basterebbe evitare le occasioni. Evitare le occasioni, dice. Facciamo parte della stessa famiglia. Ci troviamo continuamente insieme, per le riunioni, per le vacanze. E lo sa quanto disagio si crea quando discutiamo e litighiamo? Ormai non litighiamo più, almeno non come prima. Continua ad esserci una grande tensione e se ne rendono conto tutti. I ragazzi, Thorn, Ridge, Taylor, riusciamo sempre a coinvolgerli. È questo che vuole? Sinceramente tu credi che sia produttivo concentrarci sull'astio e sulla ruggine che continua a separarci? Io non credo. Voglio dire, se posso cerco di non pensarci. Perché se seguo quella strada lei non immagina quante ferite si riaprono e quanti brutti ricordi riaffiorano. Le faccio un esempio. Lei si è presa mio marito, si è fatta sposare da tutti e due i miei figli e si è impadronita dell'azienda. Se mi metto a pensare a tutte queste belle cose, di certo non alimento sentimenti amichevoli nei suoi confronti. Stephanie ha ragione. Grazie. Concentrandoci sugli aspetti negativi, non faremo che alimentare il modello esistente. E allora che si fa? Te l'ho detto, evitiamo di incontrarci. Così le cene del ringraziamento e i picnic del 4 luglio saranno degli eventi, davvero? Un altro sistema c'è. Quindi c'è un altro modo per risolvere il problema a parte la terapia? Sì. Di solito si passa all'esposizione di tutte le divergenze, però nel vostro caso suggerirei un altro approccio, e cioè di evitare le cose che possono creare ostilità tra voi. Non è che rimanga granché di cui parlare, specialmente per me. Forse, ma forse no. Le faccio una domanda, Stephanie. Supponga in qualche modo di poter trovare qualcosa in Brooke che lei possa apprezzare. Io non credo sia possibile. Ma se fosse possibile, accetterebbe di partecipare al programma? Non mi considero una persona irragionevole, quindi penso di sì. Stephanie, accetta l'impegno o no? Mi deve dire qual è l'impegno prima. Sto pensando a un percorso, un viaggio per scoprire. Un'iniziativa che ha delle potenzialità molto promettenti. Un viaggio per scoprire, ha detto? Sì. Cioè una crociera o qualcosa del genere? Più o meno, sì. A me preme che voi andiate via insieme. Solo lei e Brooke. Completamente isolate dal resto del mondo, per un po'. E dove dovremo andare? Oh, non importa. Quello che conta è che siate sole, senza distrazioni. Una stazione climatica delle terme? No, troppe persone. E intenda, magari. Come, prego? Era solo un'idea. Allora a Big Bear. Non avete uno chalet là? Veramente? Sì, appartiene a me. È perfetto. Adesso vi dico le regole. A Big Bear. Sinceramente non so se sia il caso. Ci sono troppi brutti ricordi legati a Big Bear, sia per me che per lei. Stephanie, lei vuole migliorarlo o no il suo rapporto con Brooke? Perché è di questo che si tratta in questo momento. E sentiamo queste regole. Numero uno. Niente discussioni, dovete evitare di litigare. Noi litighiamo appena apriamo bocca. Va bene. Allora, conversate sui fiori primaverili. Spaccate la legna, accendete il fuoco, cucinate insieme. Tutto quello che può favorire la collaborazione. E quando la conversazione diventa spinosa, come succederà, vi chiedo di usare la parola gentilezza. No, no, dovete dirlo l'una all'altra. Gentilezza. Molto bene.
Numero due. Impegnatevi in qualche cosa che non sia facile, così da potervi aiutare. Andate a fare una camminata di qualche chilometro e sostenetevi l'un l'altra. Se davvero ci tenete, sarà meglio che vi avviate subito. Si vede che ci state pensando e se cominciate a pensarci non lo farete mai. Io vi garantisco questo, che quando tornerete vi guarderete in modo completamente diverso, questo è sicuro. Io ci voglio provare. Benissimo. Vediamoci tra una settimana, con un resoconto completo. Comunque è più facile che sia prima che dopo, dottore, e non perché mi tiri indietro io. Bene, si parte subito per Big Bear. Tu avverti Thorne e io avverto Eric. E io devo fare i bagagli. Perché mai? È un'avventura. Grazie, dottore.